Allora, salvo Natoli, prima esperienza, un campionato di prima categoria di pesca in apnea, subito un risultato importante. Come una prima giornata così, una seconda giornata invece alla grande. Raccontaci un po' com'è andata la prima e come sei riuscito poi nella seconda a raddrizzare e arrivare a questo podio. Allora, la prima giornata praticamente sono partito su una famosissima secca che molti qui conoscono e che molti ci hanno fatto la partenza, la secca dell'Agnus, dove in preparazione praticamente avevo nei tagli che ho trovato avevo praticamente qualche sarago certo, pensavo che fosse certo, però poi purtroppo in gara non si è così evoluta la situazione, quindi praticamente mi sono trovato con la prima giornata con soli due pesci, girando a destra e a sinistra ricercando i pesci che avevo trovato, che avevo segnato, che avevo marcato, ma che non ho trovato. Quindi diciamo che con la prima giornata da recriminare non ho nulla, perché ciò che avevo trovato materialmente poi in gara i pesci hanno la coda e quindi praticamente sono andati altrove. Nella seconda giornata invece fortunatamente ho trovato in preparazione dei catini abbastanza praticamente popolati di pesce in 32 metri d'acqua, ma ahimè ho fatto la partenza con un fortissimo campione, Bruno De Silvestri, quindi non è stato semplice materialmente. Ho avuto la fortuna che nei primi due tuffi che ho fatto ho preso due grosse corvine e poi Bruno si è allontanato e con tutta tranquillità ho potuto continuare praticamente su questo catino tirando fuori poi sei pesci in totale. Dopodiché, avendo concluso la specie delle corvine, avendo portato praticamente al tiro a un altro sarago, ho cercato praticamente negli altri segnali che avevo gli altri saraghi o qualche altra specie praticamente a poter pescare. Diciamo che ho fatto altri 5 saraghi di cui uno mi è stato scartato e sono andato alla ricerca praticamente di un tordo, di una salpa, però che non ho trovato. Quindi, alla fine questa è stata, diciamo, l'evoluzione della seconda giornata, portando praticamente quasi 10 pesci di buon peso. Soddisfatto? Sono soddisfatto, sì. Per me a vincere è il primo, quindi il primo è il vincitore che verrà ricordato, poi gli altri hanno fatto delle belle gare, una bella manifestazione, quindi comunque sono soddisfatto. In bocca al lupo e ti aspettiamo ancora. Grazie. Ciao.